parola ora al consigliere Bisogni, dopodiché interverrà il consigliere Zaffiri. Grazie. Io ho chiesto la parola innanzitutto per esprimere pubblicamente la mia ferma condanna alle frasi scritte dal vicepresidente Corecon. Poi volevo fare anche una considerazione. Ce l'anima ha stimolato però anche una riflessione. Questa PDL era arrivata in aula martedì scorso. In quella PDL di martedì c'era la proroga. Io allora, ci sono gli atti, quindi si può facilmente verificare, ho votato contro perché ero contrario alla proroga, ero contrario all'aumento del numero dei componenti, mentre ero favorevole e sono favorevole alla riduzione delle indennità. Per cui trovare adesso una PDL profondamente rimodulata che va incontro a queste tre cose, ossia non concede la proroga, ma si va verso il rinnovo, non aumenta i componenti, ma si mantengono a tre, e riduce le indennità, mi trova favorevole e quindi voterò favorevole a questa PDL perché accoglie quello che martedì scorso invece io contestavo. Poi vorrei fare una riflessione anche sull'emendamento proposto dal consigliere Giacinti, perché questo emendamento introduce poi il tema della rielezione. Abbiamo trattato questo argomento in conferenza dei Capigruppo, abbiamo discusso circa un'ora di questa problematica, perché praticamente c'è qualcuno che sostiene che introdurre adesso la riduzione dell'indennità potrebbe portare a delle contestazioni. C'è chi sostiene che questo non può essere contestato in quanto sono cariche elettive, quindi non ci può essere una contestazione sull'indennità di una carica elettiva. C'è chi sostiene invece che questo può essere oggetto di contestazione nel caso in cui il Corecom si insediasse prima dell'applicazione della norma stessa. A quel punto sono state trovate delle soluzioni, cioè la prima soluzione proposta era quella di mettere una data, si parlava dal 1 ottobre. Poi l'assessore Cesetti ha proposto praticamente quello che il consigliere Giacinti ha fatto suo, cioè di mettere questa frase a decorrere dall'insediamento. Io però penso che nell'ipotesi in cui ci possano essere problemi, ossia che questa cosa possa essere contestata, quello che andiamo a scrivere nell'emendamento non ci tuteli, perché la norma non può avere effetto, quindi l'emendamento non può avere effetto prima che esca sul burre e siano trascorsi i tempi previsti per legge. Quindi se il Corecom, nel caso, ripeto, in cui potesse essere contestato, nel caso in cui il Corecom si insediasse prima della pubblicazione del burre, ci potrebbero essere comunque problemi. Tutto questo ragionamento l'ho fatto per dire semplicemente una cosa, cioè che io auspico che per quanto riguarda le nomine non si facciano oggi, ma si rimandi magari alla prossima seduta utile. Qualcuno ha anche suggerito la possibilità, se non ricordo male, un consigliere appunto del PD, ha suggerito la possibilità di fare anche se dovesse servire un consiglio straordinario. Per cui quello che a me interessa è che, visto che non c'è concomitanza di pareri su questa cosa, che ci sono dei tecnici che dicono una cosa, qualcun altro che dice un'altra cosa, l'assessore che fa una proposta intermedia, insomma, non c'è chiarezza. Io preferirei fare le cose fatte bene. Allora suggerisco a tutti quanti di prenderci una settimana di tempo per verificare se questo aspetto può essere può costituire un fonte di contestazione oppure no,
e poi martedì prossimo o quando prima possibile si procede con le nomine. Grazie.